Claudio. Io sono Claudio e questo è il mio canale. In realtà nel primo pomeriggio è iniziato a intorno a una spanna di braccio, intorno a 1,80 m, 2 m, perché la larghezza è indiscente, sempre dell'azienda Self Custom. Mi raccomando, iscriviti al canale, aiutami a crescere. Sinneschino di gambero con il piombo. Prendere colore, come vedete. Come vedete, la parte illuminata si illumina di più, quella di meno ovviamente, però comunque carica. Eccolo qui. Che cos'è? In al buio, lui, regolabile, ovvero un beach leggering. Noi lo utilizziamo. Sotto lui ha un moschettone. In questo caso c'è la girella, ma va bene qualsiasi piombo col moschettone. Abbiamo qualche 3000 watt addosso. Perché può capitare spesso che sul fondo sta davanti a mangiare. Hanno mangiato. Penso che si veda. Sì. Quindi riusciamo. Sì, sì, eccola qui. Tagliato e la rilasciamo. Vabbè. Qua a terra, proprio è tipo un tappeto vero e proprio. Ok, così abbiamo luce a palla. Come sentite qui c'è il campanello. Non ho sentito. Sì, no, no, vabbè, è dal lancio. C'è qualche morsetto, ma e non è una cosa buona. Un po' più odore, quindi la camera. Che è meglio. Tanto potete vedere. Per fatto non a caso e non per caso. Primo ciuffo di alga e volato, ragazzi. Ovvero la differenza tra montare un long arm grave, diciamo, per la distanza, per la ricerca di gruppo latore. Il bracciolo, anziché avere un attacco alto, basso, ce l'ha. Non c'è una differenza sostanziale. Ho preso rado, ho preso morno, a fondo. Quindi comunque la pesca, sapete com'è. Però molti provini, a differenza del long arm che è fermo. Però non c'è nemmeno tostondo, ci saranno 20 cm sul metro di onda. In ogni caso, finisco di sbrogliare questo, anziché chicchierare. Penso che tra un po' smonto. E chi è fatto è... Però ho preferito cenare prima. Il mare inizia a gonfiarsi, ha gettato qualche alghetta verde. Speriamo bene. Ma buonasera ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Claudio e questo è il mio canale, magari per chi non mi conoscesse. Oggi faremo una pescata in notturna. Sono all'incirca le 10:20, non lo so dire, non ho portato l'orologio. Oggi è una giornata dove di mattina, in realtà nel primo pomeriggio, è iniziato a diciamo gonfiare il mare, incresparsi, e diciamo, come sentite, c'è una bella risacchina. Non so se si riesce anche a vedere nel video. Detto ciò, non puntiamo niente, relax. Oggi è giornata molto relax, anche se qualche spigoletto potrebbe uscire con questo mare o qualche saragotto, perché comunque si è mosso. Speriamo che di non trovare alghe, proprio perché si è mosso, e diciamo questa è la cosa. Vi farò vedere un nuovo prodotto in esclusiva che sarà disponibile alla vendita, sempre con la mia azienda Self Custom Lo Ionio, presumo da quando uscirà questo video, forse anche prima, però dico, l'uscita vera e propria sarà da questo video, infatti ve lo farò vedere, eccetera eccetera. Detto questo, oggi utilizzeremo gambero, gambero fresco ovviamente, senza ammoniaca, gambero di Mazara del Vallo. Abbiamo montato una canna con long arm e una canna con short rovesciato, entrambi intorno a una spanna di braccio, intorno a 1,80 m, 2 m, perché la larghezza delle mie braccia è intorno a 1,80 m, 2 m. Dipende quanto voglio, diciamo, estendermi, ecco. Per quanto riguarda le canne, adesso abbiamo i piombi da 150 grammi, fotoluminescenti, sempre dell'azienda Self Casting Lo Ionio. Ve li faccio vedere, uno è azzurro, mi pare uno è bianco, che entrambi comunque si illuminano col verde, classico verde. Qui non fa molto buio perché siamo i lampioni della strada, però un minimo, diciamo, si riesce a percepire. Detto questo, vado a innescare, vi faccio vedere poi gli inneschi e direttamente ci vediamo. Mi raccomando, iscriviti al canale, aiutami a crescere per fare sempre avventure di pesca superiori a livello di tecnica. Per il resto, ci vediamo tra poco. Inneschino di gambero con il piombo. Allora, questo viene caricato, ragazzi, come vedete, ma è una caricata veloce, giusto per... già dovrebbe prendere colore, come vedete. Adesso stacco la lampadina, vedete, carichiamo anche il bite clip, tanto non fa mai male, ed eccolo. Grazie. Adesso vi faccio vedere questo nuovo prodottino, una volta che ho lanciato e fatto tutto, anche perché così ho tutto il tempo di pescare, fargli le foto e così via. Allora, eccolo qui. Che cos'è? È un segnalatore di abboccata
a pendolino, quindi effetto ascensore, come potete vedere. Il vantaggio è che si illumina al buio, lui, vabbè, in questo caso è stato fatto con il dorato qui, ma non dategli importanza, diciamo, è una prova. Penso che li faremo con la scritta blu sempre, se Casting lo Ioni, cioè il nome dell'azienda. Comunque, la comodità qual è? Molto piccolo, come potete vedere, lungo quanto un dito, spesso 2,5 cm, se non erro, quindi vi dico che entra nel cassettino quello là nero che sta nel cassone, quello del mio cassone, quello là nero, ci entra in uno dei scomparti, ci entra perfettamente, perché questo si chiude così, come potete vedere, lo inserite così e non occupa spazio. La cosa buona è che è regolabile, ovvero potete scegliere voi la grammatura, lui pesa 14 grammi, così montato. Però ovviamente potete tararlo con dei piombini. Ad esempio questo qua è un piombo da Beach Legering, è un... Questi qua noi vendiamo i mini travi a palla, con il piombo col mini trave incorporato, che è 50 grammi in questo caso, cioè un da Beach Legering. Noi lo utilizziamo, sotto lui ha un moschettone, quindi molto comodo, perché in questo caso c'è la girella, ma va bene qualsiasi piombo col moschettone. E noi così l'abbiamo tarato a 64 grammi, perché 50 grammi di piombo più 14 grammi, e lui è 64 grammi, vedete? Molti mi diranno, Claudio, ma al buio come si fa? Al buio non si risolve. Come? I Bellatrix, cioè gli Starlight elettronici, che trovate in ditta, magari io vi lascio qua sotto il link dello shop, ragazzi, voi cliccate e automaticamente vi porta nello shop, mettete i prodotti nel carrello, fate invio e poi scegliete il metodo di pagamento dopo averci mandato l'ordine, senza alcun problema. Questa è una cosa che... Mi preme dirvi. Comunque, una volta che abbiamo fatto questo lavoro, sì, si vede che c'ho la maglietta rossa stasera. Sono in pandan. C'è il gancetto sopra che verrà agganciato. Comunque, c'è un tappo nella parte superiore. Vedete? Andiamo a avvitare lo nostro Starlight. Eccolo qui. Gli si butta dentro, come potete vedere. Lo mettiamo proprio dentro, senza alcun problema. E poi lui si avvita, mezzo giretto e siamo a posto. Ora dite, ah, ma non fa luce. Ragazzi, non fa luce perché ovviamente abbiamo qualche 3000 watt addosso. Ve lo faccio vedere vicino alla canna adesso, così vi rendete conto. Allora ragazzi, purtroppo la fotocamera non prende bene perché ci sono i faretti, vedete, tutto quanto illuminato, però vi rendete conto la luce che riesce a fare? Guardate, io metto la mano vicino e me la illumina, non se mi spiego. Molto comodo, voi ovviamente ve lo regolate con ve lo tarate con la frizione, nel senso che decidete l'altezza che lui si mette in tiro. Io ho deciso di averlo così, altezza più o meno mulinello. Nel momento in cui lui sarà sotto, automaticamente vuol dire che ha mangiato. Viceversa se sale di colpo, e così non avete problemi. Vedete? Ci facciamo un recuperino. Qui abbiamo messo il campanello, stasera stiamo facendo la prova fra cos'è il meglio, il campanello o i pendolini. Controlliamo l'esca perché il gambero va sempre controllato un poco prima. Perché può capitare spesso che siamo convinti di avere l'esca, ma i granchietti, i pesciolini, oppure magari a bocca una trascina. Sul fondo, qua davanti sono sfogli, credo. Allora, di mangiare hanno mangiato, penso che si veda. Il filo non è toccato, ciò significa, guardate qua, il filo non è stato toccato, penso che si veda, sì. Quindi non sono stati granchi. Rinneschiamo. Ci siamo fatti quest'altro lancetto, abbiamo fatto quest'altro innesco. Guardiamo per terra dove mettiamo i piedi. Qua dove c'è il pendolino non si è mosso niente, come possiamo vedere. È rimasto tutto
al posto giusto, diciamo così. Lui rimane qui, bello illuminato. Ma potete vedere 50 grammi stavano, quindi diciamo abbiamo calibrato bene. Però io consiglio sempre di portarsi magari quei bambini in più, soprattutto perché il periodo estivo è comodo avere la biccetta per fare magari il vivo o magari mettersi a mormore. Quindi comunque avremo sempre quel piombo da 70 grammi dietro. Scusate per il mare, ma è una bella risacca. E vabbè, niente. Ora ci ricopriamo un attimo questa cannetta qua e così vediamo un poco cosa è successo. Perché l'altra totalmente manciata, quindi chi lo sa. Ora vediamo un po'. Smontiamo il pendolino. Via. Lo possiamo mettere per terra perché tanto non lo perdiamo. Fatto che si illumina. E iniziamo a recuperare. Diamo qualche ferratina a vuoto. Come al mio solito, ragazzi. Sento solo il peso del piombo. Comunque stiamo lanciando abbastanza fuori, già nella prima scogliera, prima, seconda. Sono alghe per terra? Probabile. Probabile. Anche se sto tenendo la punta. Allora vediamo cosa è successo. Un po' di alghe dallo shock leader le dovremmo togliere. Un po' di alghe da qua. Vabbè, non è imbrogliato. Un po' di insalatina, come dico sempre, non fa mai male. Altro che, ragazzi, non hanno mangiato, ma senza che si veda. Guardate qua il filo elastico mi hanno lasciato. Vabbè, adesso rinneschiamo anche questo. E qui c'è un amino più piccolo. Qui c'è il nuovo ammo, per intenderci, back. Non so se... Eccolo qui. Eccolo qui, vedete, è una mina del 6, cioè... Però... Qui forse un po' di tacchette... Sì, qua forse sono stati granchi, perché sento sul filo un pochettino, ma... Essendo florine non succede nulla, non intacca più di tanto, diciamo così. Vi faccio vedere un innesco veloce. Aspettate, eh. Ecco qui. Così magari riusciamo. Ok. Procedere un innesco veloce. Questo è un gambero a cui ho tolto soltanto la testa. Questo è un amino del 6 piccolino. Andremo a prendere e a togliere il primo, diciamo, centimetro della parte iniziale. Quindi diciamo nella curvatura. Perché è troppo per noi. O almeno per questo tipo di innesco. Poi andiamo a inserirlo. Potremmo farlo passare direttamente tutto quanto dentro, ma invece noi cosa facciamo? Buchiamo esternamente e usciamo. Questo serve per poter lanciare in maniera più forzata il gambero senza che lo perdiate dal lamo. Andiamo a bucare sulla parte dorsale, che per praticamente la parte più dura, più pallosa del gambero, e gli andiamo a fare un giretto. Poi dipende quanto è grande questo gambero e quanto è grande il vostro amo. Io diciamo lo faccio di solito tre volte, giusto? Questa è la seconda volta, entro ed esco, come potete vedere. E poi un'ultima volta, che sarà sempre la lunghezza dell'amo, mettendo conto che però deve uscire benissimo la punta. Poi andiamo a tirare, il filo sparisce tutto quanto. Quest'ago, ragazzi, è la salvezza. Questo è l'ago doppio, sempre casting uno ionio. Lo andiamo a posizionare sulla punta, cioè sul lago comunque, diciamo, vedete? In questa maniera, tenendo l'ago in mano. Pulisco un attimo la manino, manina, se no la puzza di gambero non la dimentico più. Filo elastico, facciamo un giretto a vuoto e poi
si inizia a cucire un pochettino nella parte alta, si addirizza un pochettino nella parte bassa. Vedete? Guardate, vi faccio vedere così. Vedete? E poi iniziamo a girare. Un anno dopo, dopo aver finito... No, comunque scherzo, ragazzi. Io ve li faccio vedere molto lenti questi inneschi. Magari c'è chi non è agli inizi, vuole iniziare il gambero, sente il gambero come si innesca. Il gambero è un'esca molto complessa da utilizzare, però può dare ottimi risultati. A me non li ha mai dati, però io... Per me l'esca principe rimane l'americano. Seppia, se parliamo di esca naturale. Ovvero, calamaro. Ecco qui. Quindi così viene. Poi noi cosa faremo? Andiamo solamente a sfilare. Piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano. Puffete. E guardate qui cosa ci troviamo. Un trancetto di... Guardate qua. Si vede sulla maglietta la punta dell'amo. Guardate che punta che esce fuori. Cioè non è roba da poco, ok? Questa è proprio la perfezione. Abbiamo dato corposità all'innesco facendo l'entresce, quindi l'abbiamo cucito. Abbiamo fatto sparire l'amo nell'ultima parte. L'occhiello rimane fuori, così non può uscire, non può salire, non può scendere, perché il gambero si trova bloccato nel filo. Ed è l'unico modo per innescare il gambero e lanciarlo a tutto, diciamo, a tutta potenza, senza il rischio che quando lanciate vedete il gambero che va da una parte e il piombo va dall'altra, e poi dovete rilanciare. Va bene. Piccola, diciamo, piccolo tutorial in mezzo alla pescata. Lanciamo, va. Ragazzuoli, abbiamo scappottato con una spigolotta in mezzo alle alghe. Ora la rilasciamo, se ci riusciamo. Sì, 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 è vivo, è vivo. Eccola. Spigoletta maculata. La rilasciamo subito, immediatamente. Se non ha mangiato in troppo poco. Vabbè, facciamo così, c'è più probabilità che viva. Tagliamo il filo nella parte interna, che non fosse per l'insetto che mi è andato in faccia. Ok. Eccola qui. Tagliato e la rilasciamo. Buttate in acqua. E abbiamo anche dovuto tagliare, ragazzi, perché aveva ingoiato un bel po', quindi vabbè, niente di troppo eccezionale. Lo rilasciamo. E questo purtroppo sono un dilemma, questi pesci, perché uno non punta loro. Io ho sentito un pochettino pesante, ma non si era mosso manco il segnalatore, ragazzi, quindi è stata una decisione mia dire vabbè, provo a controllare. Ma io questi pesci di solito non me li faccio vedere, però molti me li richiedono, che li vogliono vedere, perciò poco importa. Rimonto l'amo, rifaccio l'innesco e via. Non metto flottere perché sennò facciamo una strage stasera, proprio una strage. Se ci sono a 100 metri non voglio immaginare qua a terra, proprio è tipo un tappeto vero e proprio. Ora ci facciamo questo inneschino qui. Ok, così abbiamo luce a palla. Scusate, no, inneschino, recupero. Ancora sono rinco dal pisolino pomeridiano. Come sentite qui c'è il campanello. Non ho sentito niente. Però noi pressione abbastanza dura. Si recupera e si ferra. Io non sento niente. Qui abbiamo lo short rovesciato. La spigoletta l'abbiamo presa nel lungarco. Si vede che c'è parecchia corrente e il filo si muove.
Ed eccolo qui. Con mio grande stupore, mi sa che sono arrivate tante alghe. Il gambero integro. Forse un pochettino, no vabbè, è dal lancio. C'è qualche morsetto, ma è integro. Questo non è per niente un buon sintomo, ciò significa soltanto una cosa: tante alghe, a tal punto che manco i granchi ci mangiano, e non è una cosa buona. Sistemo l'esca e la rilanciamo, magari vediamo. Non fa più odore, quindi la cambio, che è meglio. Tanto gambero ne abbiamo abbastanza. Doppio gambero messi insieme, quindi è un po' più cicciotto il trancetto, ma sembra l'amo ben esposto, ragazzi. Vedete? La puntina è sempre ben esposta. La clippiamo e ce la lanciamo, ragazzi, senza troppe pretese. Ora poi controlliamo l'altro. L'altro l'ho lanciata non troppo fuori, almeno così vediamo come si comporta un po'. Ma vorrei evitare di prendere queste spigolette per il gusto di tanto. Una l'abbiamo presa. Non ho più problemi, perché bisogna ogni volta perdo un amo, perché ingoiono, tagliano, ingoiono, tagliano, è un casino. Va, vediamo. Pendolino alla riscossa. Ok. Allora, ragazzi, scusate, sono accesi così, vi ho puntato la lampadina in faccia, quindi poco bene, poco bene. Ok. Come vi stavo dicendo, il pendolino ovviamente è stato fatto con l'aggancio apposito, che nei picchetti del gastino dello ionio aggancia nella parte esterna del picchetto, come potete vedere. È fatto non a caso e non per caso. Però comunque, ripeto, lo potete mettere anche a terra vicino al picchetto, non succede niente. Qua sicuramente ci saranno un po' con gli altri, perché già sulla cima, eccole là. Primo ciuffo di alga è volata, ragazzi. Comunque già si è fatta l'una meno ventria, scherzando. Mi vedete così vispo oggi perché mi sono riposato un bel po' essendo sabato. Però mamma mia, è uno spigolone o è tanto insalata? Io penso che sia tanto insalata, no? Sì, diciamo che insalata ce n'è abbastanza, ragazzi, e letteralmente mi ha imbrogliato tutto il bracciolo, come vedete. Questo era un longar. Anzi, ne approfitto per parlare di questo argomento, ragazzi, ovvero la differenza tra montare un long arm e uno short rovesciato. Molti mi dicono: ah Claudio, ma perché peschi sempre con lo short? Uno, mi piace come trap, perché io prediligo i short molto lunghi, i short rovesciati molto lunghi, che per molti non sono short, perché anche perché obiettivamente si chiama short per un motivo. Io li prediligo perché hanno meno possibilità di groviglio. Se fatti in maniera molto lunga, c'è la possibilità di avere un buon trave, diciamo, per la distanza, per la ricerca dei gruppolatori, perché comunque a 100 e passametri il bracciolo sta steso, quindi il trave tutto quanto va arrivato sul fondo, e il bracciolo, anziché avere un attacco basso, ce l'ha alto. Non c'è differenza, o almeno non c'è una differenza sostanziale. Ho preso rado, ho preso mormor senza troppi problemi. Come vedete, ho preso una spigola a fondo, quindi comunque la pesca sapete com'è. Però comunque, a priori, quello che vi posso dire è questo qui, diciamo. Io predilico quello perché ti evita molti groviglie, a differenza del long arm, che è quello che succede. Tranne che il mare sia fermo, ma come sentite il mare non è fermo, però non c'è nemmeno tostondo, ci saranno 20 cm, un metro di onda, 70 cm, facciamo una via di mezzo. Quindi è questo.
In ogni caso, finisco di sbrogliare questo, anziché chiacchierare, se riesco a sbrogliarlo, se no taglio proprio. Comunque, vi ripeto, ragazzi, si è fatta più o meno quasi l'una meno un quarto, quindi penso che tra un po' smonto. E anche perché non ne vale la pena, è pieno di alghe, si sta iniziando a riempire di alghe. Ho anticipato, ormai come ho fatto, però ho preferito cenare prima. E vabbè, vediamo un po'. Ragazzi, ho recuperato l'altra canna. Quello con lo short rovesciato. Il doppio gambero. Smangiucchiato, ma adesso lo tagliamo, si è fatta più o meno l'una. Abbondante, quindi inizia a smontare come vi dicevo prima. Ho lasciato sempre quella mezz'oretta, non è normale che un gambero dopo 30 minuti in acqua rimanga così. Questo è dovuto soltanto a qualche granchio che magari si punta in un punto e tic tic e mangia. Quindi non ne vale la pena continuare a pigliare umidità. Questa sera concludiamo e ci vediamo alla prossima.